Ciao a tutti, registrazione di venerdì 2 settembre 2022, sono le 16:29, cerco di sbrigarmi perché tra poco vado in diretta sull'altro canale youtube.com/bettingexchange. Allora, rispondo alle domande che ho ricevuto dagli utenti. Partiamo dalla prima. Abbiamo inserito nelle ultime ore un nuovo indicatore su pronostico.it premium, ripeto, pronostico.it. O la O finale pronostico.it che ha una sua versione premium, quindi voi potete abbonarvi all'area premium. E nell'area premium abbiamo inserito, oltre all'indicatore che già c'era presente prima, che era questo qui che indica la presenza, la maggior presenza, quali sono i maggior segni per quanto riguarda i precedenti storici, abbiamo inserito questo elemento. Se voi vedete che c'è un colore solo, vuol dire che una squadra non riesce a vincere. Nel caso specifico, il Pod Brezova non riesce a vincere, mentre lo Zlade Morace, ogni volta che incontra, diciamo, il Pod Brezova, non perde. Allora, e soprattutto ha un valore superiore al 50%. Questa è una situazione che deve mettere in pericolo la vostra intenzione di giocare un segno 1. Se vedete qui, la partita poteva sembrare da 1, ma avendo questo nuovo elemento che abbiamo inserito, voglio dire, in realtà seguendo il libro Quattro Scommesse Calcio, voi già potevate guardarlo ad occhio. La semplificazione che abbiamo fatto molto importante è che così a colpo d'occhio, ce l'abbiamo subito. Cioè, invece di andare ad analizzare riga per riga, qui subito ci dice se c'è una bestia nera o meno. Quando trovate un unico colore, sostanzialmente è una bestia nera, quindi può mettere in pericolo, come è successo per questa partita che sembrava da 1, anche il sistema tra l'altro dava 1, sia pur basso perché al 69%, e la bestia nera sostanzialmente ha rallentato, quindi questa partita che sembrava a tutti gli effetti da 1, se voi andavate qui scoprivate che seguendo il libro Quattro Scommesse Calcio c'era una bestia nera. Ora l'abbiamo messo con il grafico e non ci scappano più le bestie nere, ok? Quindi soprattutto proprio quando, cioè l'indicatore può essere utile un po' a tutti i casi, anche quando ci sono percentuali intermedie, no? Tipo 20%, 50%, eccetera, però l'elemento proprio quello forte è quando trovate un unico colore. Se trovate un unico colore, siete di fronte a una bestia nera, ok? Poi, allora, mi è stata fatta una domanda per quanto riguarda come aumentare la durata sui siti di betting exchange del timeout, cioè la durata della sessione. Allora, ricordo che per quanto riguarda il betting exchange trovate tutto sul sito bettingexchange.it e adesso andiamo a vedere velocemente, tanto trovate poi l'articolo che ho fatto. Allora, se siete su Betfair potete andare su conto personale, poi dati personali, impostazioni di sicurezza e cambiare il timeout. Nel caso di Betflag, cliccate sull'icona, i miei dati, impostazioni di sicurezza e durata sessione. Sono andato molto veloce perché tanto c'è l'articolo. Che cos'è la durata di sessione? Quando voi, per esempio, vi collegate col sito della banca, quante volte vi si sconnette e voi smadornate perché dovete rimettere il PIN, no? Quello non è che lo fanno per infastidirvi, lo fanno per motivi di sicurezza, lo fanno perché voi non è che siete dentro la banca e quindi loro sono sicuri che siete voi. Voi magari state davanti al computer, poi vi distraete, andate via e arriva un malintenzionato e voi la sessione è ancora aperta, diventa un problema. Quindi tutti i siti importanti hanno una durata di sessione per permettervi di sconnettervi. Naturalmente tutti i siti dove c'è un rischio, diciamo, economico oppure un rischio di privacy, no? E nel caso dei conti di gioco, un po' come per le banche, la durata di sessione è molto importante. Quindi questo è un sistema di sicurezza che hanno fatto bene ad introdurre e ho spiegato all'interno dell'articolo, adesso sono molto veloce, come fare. Quindi fate riferimento all'articolo che trovate su bettingexchange.it per modificare la durata. Qual è il valore ideale? Nel caso del betting exchange, siamo abituati. Magari facciamo altre cose, però lasciamo aperta la schermata e vediamo i movimenti, no, del cash out. Quindi io suggerisco 59 minuti, poi dipende sempre dalla vostra esperienza, dalla vostra vita. Io non so, vi
vicino a voi chi c'è, persone affidabili, inaffidabili, state da soli, non c'avete nessuno che vi disturba. Se siete in una situazione tranquilla, mettete 59 minuti. Se siete in una situazione in cui avete paura che qualcuno si possa impossessare del vostro computer, mettete 20 minuti. E, il suggerimento è che comunque quando voi smettete di utilizzare questi siti, come per le banche, chiudete il browser o ancora meglio fate proprio il logout. Perché a volte magari pensate di averlo chiuso il browser, invece poi non l'avete chiuso. Allora, un attimo solo e prendo altre domande che sono arrivate dagli utenti. Mi sembra che c'era almeno un pronostico da verificare. Un attimo solo. Allora, eccole qui. Ci abbiamo. Ok, allora. Qui c'è il buon Aldo che mi chiede, per questa partita aveva pronosticato un Banca X uscito 0-0. Allora, sarà un caso ragazzi, però in questi giorni in cui io ho fatto vedere il Banca X al volo, forse pure oggi lo rifaccio vedere, dove ho sconsigliato di usare il Banca X perché può essere rognoso, perché io dico sempre che il Banca X ha tre fasi, è bello, sembra semplice. Poi dopo non vi piace, poi magari scoprite ancora di nuovo la bellezza. Però sto cercando di evitarlo perché sono più i problemi che porta che i profitti che porta. Perché tanto io ormai sto a contatto da tantissimi anni con tutti voi e so cosa funziona e cosa non funziona. Io vi consiglio di andare sugli altri mercati, quelli classici. L'1, l'1X, 2X2, Underover, tutti quelli che vi pare. O meglio, l'under al massimo fino all'under 3,5 suggerisco, quindi under 2,5, under 3,5, gli over, anche l'over 3,5 può andare bene, l'over 0,5 primo tempo può andare bene, naturalmente l'over 2,5 e l'over 1,5 e poi magari il mercato no goal. Risultati esatti e altre cose che sono anche belle e divertenti, alla fine però nel medio-lungo termine non sono utilizzabili tutti i giorni, mentre questi mercati sì, Banca X io ve lo sconsiglio, ok? E proprio perché so che alla fine porta più problemi che altro. Fatta questa premessa, vediamo la richiesta di Aldo. Mi dice che su questa partita lui ha previsto un Banca X e finire 0-0. Allora, il sistema, anche se non proponeva un pronostico ufficiale, proponeva l'under, un under 3,5 nel caso specifico, al 52%. Vi ricordo sempre che quello viola il pronostico lampo, quindi è debole, non è forte, però comunque dava un pronostico under. Quindi, insomma, questa partita ha avuto il miglior under possibile perché fino a 0-0. Poi 31-37 è una situazione under, qui invece ci potrebbe essere anche un over. I precedenti storici sono da under 2,5, quindi un altro indicatore da under. C'è una bestia nera, tra l'altro, non è che fa l'apposta. Allora, naturalmente qui i recenti precedenti storici sono pochi, sono 4, invece nella partita di prima erano 9, quindi era più forte, però anche qui comunque il Wolverhampton non, cioè, ha sempre fatto bene, insomma, ha vinto 3 volte su 4 nelle recenti partite. Poi il Bournemouth, vedo molti no goal. E questa invece vedo un po' di rosso. Allora, le due linee tendevano ad avvicinarsi. Allora, Aldo, l'impostazione generale la potevi usare come Banca X perché se vedi hai comunque un Banca X, cioè delle quote equilibrate che può andare bene e hai un Banca X basso, perché se prendete un Banca X a 3,60, 3,80 e 4 non va bene. Però se vedi ci sono tanti elementi che vanno verso l'under, tra cui guarda quanto è forte il no goal qui, over 0,5 primo tempo al 40%. Poi dall'altro ci sta anche una cosa strana, questa badate sempre bene a questo discorso, cioè a me personalmente, a parte le percentuali in 1x2, la partita sembra più a favore della squadra di casa e invece i bookmaker, anche qui vedete c'è un po' di verde, molto rosso, invece i bookmaker davano per favorito il 2. Quindi che significa? Significa che
sempre una situazione rallentata. Cioè, io penso una cosa, penso che dovrebbe guidare il gioco la squadra di casa. Poi invece il bookmaker dice che dovrebbe guidare il gioco la squadra ospite. E questa già non va bene come situazione, cioè perché succede questa cosa? Già è strano, quando ci sono stranezze dobbiamo stare attenti, cioè non, le cose non vanno bene. In più, abbiamo visto, questo è un indicatore che abbiamo inserito nuovo, il Wolverhampton è comunque la squadra, la bestia nera, anche se ripeto su quattro partite è poco significativo, però su quattro partite che hanno fatto ha vinto 3 volte il Wolverhampton, l'altro hanno pareggiato. Eppure quello non è buono perché rallenta ancora di nuovo la nostra favorita, la nostra intendo fatta con il metodo, perché per il nostro metodo la favorita era la prima. Poi abbiamo le due linee che si avvicinano e confermano l'under. La X non è la più alta di tutte, perché se hai un bancapregio che è più alto delle altre due è meglio. E poi, altra cosa che a me non piace, a prescindere che non siamo d'accordo noi con il bookmaker, è il fatto che la favorita è il 2. Quindi, Aldo, anche se ti segna la squadra di casa, è comunque parte da una quota più alta, quindi avresti trovato difficoltà a chiudere. Quindi, la sostanza qual è? Secondo me, che devi avere la linearità, cioè la partita sembra da uno, però poi dopo scopriamo che, a parte la bestia nera, appunto, che, ripeto, una bestia nera con 4 partite magari è poco significativo, e comunque l'abbiamo inserito da poco, visivamente, perché in realtà a livello di metodo già prima lo dovevate valutare. Però ci abbiamo una discordanza con il bookmaker che pensa che è la squadra ospite, quella favorita, e il problema è che il banca X è meglio comunque avere la squadra di casa favorita, perché in un mondo normale, tra virgolette, è la squadra di casa che passa in vantaggio e quindi la quota crolla più velocemente. Se mi segna quella ospite, magari il mercato si aspetta che la squadra di casa poi possa rimontare, proprio perché quella che gioca ospite magari ha sempre più difficoltà a portare a casa il risultato. E poi c'è questo discorso delle linee che si stringevano. E sempre perché secondo noi comanda comunque il Bournemouth, c'ha indicatori iper fortemente da under. Quindi capisco che qui trovi una situazione più da over, però se tu vedi, anche se il bookmaker pensa che la favorita è questa, noi dobbiamo dare questa come favorita, quella che conduce il gioco per noi è questa, capito? E quindi la valutazione la rifà qui, e questa è fortemente da under. E poi è finita 0-0, quindi cioè, io ti consiglierei, se vuoi fare un banca X, cerca di prendere una squadra che ha l'1 più basso del 2, sostanzialmente, va bene invece una X così, e magari un giallo, quindi un banca pareggio che è più alto, ok? Per esempio, quella dell'Empoli che abbiamo fatto recentemente aveva comunque queste caratteristiche, cioè aveva l'1 e il 2 molto simili, la X era più alta e già andava meglio, capito? E, cioè, hai preso comunque una partita dove il rischio del pareggio, cioè, aveva tanti indicatori da pareggio, scusami, da under, ne aveva tanti. Voglio dire, può giocare banca X in situazione d'under, però qui non mi sarei meravigliato di uno 0-0, ecco, questo voglio dirti. Allora, tra l'altro, guarda caso, ripeto un caso, però abbiamo visto prima la partita della Bestia Nera che aveva sempre vinto, sembrava favorita l'1 e fine a 0-0. Qui stessa cosa. Secondo noi stavolta, non secondo i bookmaker, perché là anche secondo i bookmaker, qui invece solo secondo noi è la favorita la squadra di casa, bestia nera, bestia nerina, perché le 4 partite comunque bestia neruccia, e di nuovo 0-0, ma questo è un caso. Però è un caso, nel senso comunque c'è un rallentamento, cioè uno pensa una direzione,
C'è una bestia nera, rallenta tutto. Ok. E poi c'è un'altra domanda. Però sì, ho capito comunque, hanno girato in molti, e mi sa che, perché mi sembra che ieri ne parlavate in chat, non vorrei sbagliarmi. Non so se era questa. Sì, mi sa di questa parlavate. Allora, pensavate un over, è uscito 0-1. E anche il sistema pensava all'over. Tra l'altro, questa partita oggi ho provato a rivederla, perché appunto per capire perché l'algoritmo comunque lo dava abbastanza convinto l'over 2,5. Allora io vi dico, vediamola un po' insieme. Questo è under, quindi c'è, questo è under, e ci abbiamo due indicatori d'under. In teoria basterebbe questo per dire perché devi giocare l'over. Se seguiamo il metodo, già qui ci dobbiamo fermare, perché cioè questo è under, poi dice no Giulio, però poi dopo i precedenti storici, ho capito, ma non dovete fare un pronostico solo i precedenti storici, no, ma pure la situazione qui potrebbe essere l'ultima spiaggia, barre da over, c'è ragione, raga, probabilmente un po' di fastidio viene dato, però abbiamo comunque 1 e 2 under. Poi, a voler fare i signori, pure questo 1,93 sale a 2,08 e questo scende un pochino, non tanto, però si avvicinano le linee. Pure questo è un piccolo, dico piccolo perché non è evidentissimo, ma abbiamo una situazione in cui la linea 1 e 2 si avvicinano tra di loro. Si avvicinano e quindi pure questo è da under. Però, voglio dire, non è così evidente, non è così forte, perché vedete, circa 2 ore prima della partita stava a 2,04, partiva da 1,97, quindi è cresciuto un po'. 3,8, 3,7, 3,7. Quindi capisco, questo è il messaggio che vi devo dare. Capisco che sembrava da over. Tanto pure il sistema ci è cascato l'intelligenza artificiale, ma noi dobbiamo essere migliori dell'intelligenza artificiale. Se i primi due già sono da under, basta, toglietevi dalla testa l'over. Dice, ma l'altra volta ho fatto entrare, ho capito. Però ogni qualvolta voi perdete un pezzo, perché il primo pezzo non è da over. Vabbè, ma uno ci può stare. Sarebbe meglio neutrale più che opposto, però. Ok, uno ci può stare. E il secondo? Vabbè, pure due ci può stare. No, no, no. Basta. Già lì non è più da over. Poi ci avete pure il grafico, ripeto, il grafico guardatelo, che comunque un pochino si avvicinavano. E quindi, per esempio, uno poteva dire, no, giù, guarda, i primi due, no, però, oh, pure il grafico si allarga così, c'ho tutto così. Oh, sai che vi dico, raga, posso capire. Invece così non lo posso capire. Così non lo posso capire. Perché c'è una percentuale di elementi under troppo forte. Due elementi fortemente da under. Perché vedo che gioca all'over? E no, se dite questa cosa, vengo e vedo uno schiaffo in faccia. No, perché il pronostico premio ha detto over. No, il pronostico premio ha sbagliato e non è che dovete sbagliare con lui. Il pronostico premio ha dato over. È ok, ma se ci avete i primi due che sono da under, non può essere confermato sto over. Tanto è vero che, ripeto, oggi comunque sono andato a cercare, ma tanto io lo faccio tutti i giorni, sembro il meccanico che sistema la macchina, sembro lo scienziato quello del ritorno al futuro, no? Che sistema la macchina, andare nel futuro, nel ritorno al futuro, di viaggiare nel tempo, ma rimane il fatto, ragazzi, già i primi due, boom, boom, mi dovete fermare subito, è inutile che andate lì, no, però cavolo, la situazione generale, no, 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 perché a noi ci interessa vincere sempre, se volete vincere sempre, dovete avere questa forza, dovete avere questa forza, perché io capisco che gli altri erano fortemente da over, ma vi dico, dovete avere la forza di essere coerenti. C'erano i primi due che erano fortemente under, ma andate a fanover. Guarda, mi sembra che è tutto.
Però questo era molto interessante, che io capisco, lo capisco, però ribadisco il concetto. Per vincere dovete essere coerenti. Non è che dovete cominciare a chiudere un occhio da una parte e a chiudere un occhio dall'altra, perché poi una volta vi dice pure bene, e come dico io poi, non c'è cosa peggiore di vincere sbagliando. Cioè uno sbaglia un pronostico, per esempio, se stavattina non usciva over, tutti, ah, allora vedi, magari sarà capitato proprio questo, che in altre situazioni voi, che avevate questa situazione, avete giocato e avete vinto, magari anche 8 volte su 10, e però no, non dovete far così, dovete cercare di arrivare il più possibile al 100% di vittorie, e per arrivare al 100% di vittorie, o comunque all'81% da me indicato, bisogna essere coerenti. Il metodo ti dice che devi avere tutti gli indicatori dalla stessa parte, sì. C'hai tutti gli indicatori della stessa parte? No, addirittura ce n'hai due e un altro pezzettino sotto che vanno contro l'over, capito? Mi raccomando. Ok, questo è tutto, ci vediamo tra 1 ora e 10. Naturalmente che vede registrata, la vedrà registrata, però io intanto pubblico. Ciao.